Adesso dobbiamo capire bene che cosa ci succede quando dalla configurazione, nuova configurazione, ritorniamo nella vecchia configurazione. È interessante perché? Perché nella nuova configurazione ci siamo assunti la responsabilità. Abbiamo detto, guarda, questa è responsabilità mia, cioè quello che prima diceva era colpa tua, eccetera, non è colpa mia, ma sono io responsabile, ho questa mia responsabilità. Benissimo. Quando ritorniamo nella vecchia configurazione, che quindi rientriamo nel mondo della giustizia punitiva, questo, l'assunzione di responsabilità, viene a significare confessione di essere colpevoli. Ecco. La confessione di essere colpevoli, cioè, vuol dire la rinuncia alla difesa di se stessi. Quindi, se in giudizio io rinuncio a difendermi, mi sto tradendo. Se il mio avvocato difensore a un certo punto dicesse, va bene, il mio cliente in realtà è colpevole, lo dichiaro subito. Il cliente come si sente? Si sente male, perché siamo nell'ambito della giustizia punitiva. Allora, questo tradimento del sé è esattamente quello che vive la vecchia configurazione dopo che c'è stato un accesso alla nuova configurazione. Il nuovo io che si è formato è visto come un vero e proprio traditore che consegna la persona alla giustizia punitiva. È ovvio che questo tipo di azione genera nel vecchio io una rabbia omicida nei confronti del nuovo io.